Migliorano le condizioni del 51enne rimasto vittima ieri sera a Bitonto di un brutto incidente avvenuto su via Giovanni XXIII. L'uomo, a bordo del suo scooter Honda, intorno alle 20, si è schiantato contro una Dacia Duster che proveniva da Santo Spirito, all'altezza dell'incrocio con via Lapira e via Saracino. L'impatto è stato violento, tanto che il centauro è rimasto a terra, immobile, dopo aver sbattuto la testa. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso. Nonostante la preoccupazione iniziale, il 51enne se la caverà con una quindicina di giorni di riposo. Secondo quanto appurato dalla polizia municipale, giunta poco dopo lo schianto per regolare il traffico ed effettuare i rilievi del caso, pare che lo scooter provenisse da viale Giovanni XXIII e stesse proseguendo verso Santo Spirito. All'altezza dell'incrocio con via Saracino, si sarebbe però schiantato contro l'auto che stava svoltando a sinistra su via Saracino. Il traffico è rimasto a lungo congestionato a causa dei mezzi coinvolti fermi sulla carreggiata per i rilievi.